benvenuti ad un nuovo appuntamento con La Voce del Consiglio, la trasmissione istituzionale a cura della redazione di RTV 38 che si occupa dei principali temi trattati dall'Assemblea Toscana. In primo piano quest'oggi le attività proprio del Consiglio regionale. È stato infatti fatto il punto della situazione in Palazzo del Pegaso da parte del Presidente dell'Assemblea regionale Antonio Mazzeo, dai membri dell'Ufficio di Presidenza e dai presidenti delle varie commissioni. Vediamo. Negli ultimi 12 mesi sono state 48 le sedute dell'Assemblea legislativa che hanno visto l'approvazione di 50 provvedimenti legislativi a fronte di 81 testi di legge trattati. Inoltre sono state trattate 112 proposte di deliberazione, 66 mozioni e 36 risoluzioni, mentre l'Ufficio di Presidenza si è riunito 32 volte con quasi il 96% di partecipazione media dei commissari. È il bilancio delle attività del Consiglio regionale nel corso del terzo anno di legislatura, illustrato in Palazzo del Pegaso dalla Presidente dell'Assemblea Toscana, Antonio Mazzeo. Consentitemi di ringraziare tutti i membri dell'Ufficio di Presidenza, di ringraziare i presidenti di Commissione, tutto lo staff, gli uffici, perché il lavoro che abbiamo portato avanti in questi mesi è frutto soprattutto del loro impegno e del loro lavoro. Le presenze, siamo intorno al 96% dei colleghi consiglieri, mettono in evidenza l'importante lavoro che ognuno di loro porta avanti. È stato un anno diverso dal solito, è stato l'anno della ripartenza, siamo finalmente tornati a riunirci in presenza, lo abbiamo fatto ponendo sempre i giovani al centro delle nostre scelte politiche, anche delle risorse che abbiamo deciso di utilizzare verso di loro, sostenendo i progetti che ci arrivavano dai territori, insomma un po' un cambio di paradigma, lo abbiamo fatto riducendo i costi della politica e facendo in modo che quelle risorse dessero risposte a problemi concreti, reali, penso ai parchi gioco inclusivi, piuttosto che a iniziative per la promozione della lettura. Insomma, un lavoro fatto tutti insieme. Permettetemi una sottolineatura per me importante. In Ufficio di Presidenza la quasi totalità delle scelte è stata fatta all'unanimità, senza differenza tra maggioranza e opposizione, con l'obiettivo di dare risposte alle cittadine e ai cittadini della Toscana, ai nostri amministratori locali che faticano. Insomma, l'obiettivo era quello di avvicinare il Consiglio regionale alle cittadine e ai cittadini. Non spetta a me dirlo, ma dalle risposte che riceviamo direi che la strada che abbiamo tracciato è quella corretta. 3 anni di esperienza dell'Ufficio di Presidenza, per quanto mi riguarda 3 volte rieletto vicepresidente del Consiglio regionale, un motivo di grande soddisfazione, un lavoro di squadra insieme al presidente Mazzeo e agli altri colleghi che ci ha visto protagonisti nella gestione non soltanto del palazzo, dell'aula, delle relazioni con i giovani, tante le leggi, le iniziative anche di iniziativa che hanno portato a rendere i giovani protagonisti delle loro esperienze, la Toscana che diventa un elemento identitario, il Consiglio regionale, Casa dei Toscani che si è riappropriato di una funzione importante. La nostra esperienza parte dopo il Covid e oggi si ripropone per gli ultimi 2 anni del nostro mandato, sempre propositiva, sempre con la possibilità anche di dare opportunità alle imprese, se pensiamo alla grandissima opportunità che diamo a tante aziende toscane di presentarsi in America per avere opportunità di crescita. I giovani sono stati al centro del mio agire personale, soprattutto quando abbiamo dato loro opportunità di poter gestire degli eventi in proprio, l'opportunità di riappropriarsi della conoscenza delle nostre attività e soprattutto della possibilità di fare un progetto innovativo che partirà nelle prossime settimane, quello dell'identità toscana, consentire loro di conoscere la Toscana e conoscere le esperienze dei loro coetanei. Quindi un Consiglio regionale, una vicepresidenza che per quanto mi riguarda è saldamente nel campo della maggioranza di governo di questa regione, che ha dimostrato che in questi anni anche la possibilità di innovare, credo questo sia stato un elemento importante nella tradizione e nella rappresentanza ovviamente istituzionale di un ruolo che comunque è importante per quanto riguarda tutti i cittadini toscani. La sinergia che vi è tra istituzioni deve essere un valore che deve essere perseguito tutti i giorni, magari aggiornando anche strumenti operativi come regolamento, statuto.
è una battaglia quella di poter far sì che la regione Toscana sia all'avanguardia su tutto, che dobbiamo portare avanti concretamente in modo sincero e schietto tutti i giorni. Questo è quello che dobbiamo assolutamente fare. Posso dire che è stata coltivata bene la memoria. È un valore, il valore della memoria, che è un valore determinante non soltanto per il giorno del ricordo, la giornata della memoria, ma anche la strage dei cergofili 30 anni fa. I toscani devono ricordarsi che cosa è stata la grande storia dei toscani. Anche la festa della Toscana viene sempre portata avanti in modo positivo, e siamo a dire che dobbiamo lavorare come istituzioni per cercare di renderci utili nei confronti dei toscani tutti. Certo, bisogna sempre più cercare una sinergia, una collaborazione, perché è sempre fondamentale che le opposizioni, così come la maggioranza, siano ascoltate. Ancora nell'ultimo anno l'attività della prima commissione si è dimostrata particolarmente intensa, perché è da questa commissione che transitano gli atti finanziari principali che riguardano la vita della regione toscana e che toccano tutti i cittadini. Come ogni anno, quindi, si sono trattati, oltre che il bilancio di previsione, diverse variazioni di bilancio che hanno portato importanti risposte al territorio toscano, ma anche il documento di economia e finanza, che traccia, in armonia con il programma regionale di sviluppo, le linee strategiche per il futuro della regione toscana. Noi come commissione abbiamo cercato di coinvolgere il maggior numero possibile di soggetti qualificati, associazioni di categoria, sindacati, professionisti del sistema sanitario, i cittadini, perché sempre più l'istituzione sia partecipata dai nostri concittadini e sempre più la nostra funzione di controllo e di indirizzo della Giunta possa andare a svolgersi in maniera aderente a quelle che sono le realtà e i desideri di tutta la nostra comunità, ovviamente con grande attenzione a quelli che sono i dati che ci vengono continuamente forniti dalle nostre agenzie, che costantemente fanno un lavoro egregio. Sicuramente l'obiettivo più importante è quello dell'approvazione del piano dell'economia circolare. Ci ha impegnato davvero tante sedute, abbiamo audito decine di soggetti che secondo noi devono dire la propria rispetto a questo importante piano. Ci siamo occupati poi dei parchi, delle riserve naturali, abbiamo iniziato dal percorso di revisione della legge 65, che è la legge legata all'urbanistica. Dobbiamo adottare altri piani come il piano dell'area, insomma ci sono ancora tante cose, tante pagine da scrivere per questa Toscana, in un settore, quello dell'ambiente, che vede su di sé concentrata l'attenzione di tantissimi giovani. Questo è l'obiettivo che io mi darei dal punto di vista politico: non deluderli rispetto alle azioni che mettiamo in campo. Le competenze della nostra commissione si rifanno soprattutto al controllo delle aziende partecipate alla regione e al controllo degli atti dei dirigenti della giunta in materia di contratti e di patrimonio, perché si tratta di competenze trasversali che richiedono appunto professionalità sempre più adeguate e sempre più dedicate, vista la mole del lavoro che dobbiamo svolgere. Un ringraziamento non soltanto ai commissari, a tutto il personale che ci fa da supporto, e anche agli enti, ai soggetti, ai presidenti, ai consigli di amministrazione, che via via sono venuti ascoltati in audizione dalla nostra commissione. La Commissione Cultura è stata impegnata, oltre alle attività ordinarie che l'hanno vista riunirsi per le 39 sedute e affrontare tutti gli atti di ordinaria amministrazione che riguardano gli enti culturali facenti capo alla Regione e i sostegni e i contributi che dalla Regione partono verso il territorio sulle attività culturali, è stata impegnata particolarmente nella gestione degli stati generali della cultura in Toscana, immaginando quale potesse essere il destino delle politiche culturali regionali. L'obiettivo fondamentale sarebbe quello di trasformare la cultura da un puro e semplice centro di costo a un vero motore di investimento strategico per un territorio come il nostro, che ha nella cultura uno dei suoi profili identitari più significativi e più noti nel mondo, oltre che più attrattivi anche per l'indotto turistico che esso genera. In Consiglio regionale si è tornati a parlare anche del sistema dell'accoglienza migranti in Toscana, in particolare del CPR che il governo Meloni vorrebbe almeno uno in ogni regione. Da parte del Consiglio regionale è arrivato l'ennesimo no attraverso una mozione che impegna anche la Giunta, contrarietà espressa da parte delle opposizioni di centrodestra.
L'Assemblea toscana, approvando una mozione a maggioranza, esprime ferma contrarietà ad ogni ipotesi di realizzazione di un CPR sul territorio regionale e di estensione del periodo di permanenza all'interno degli stessi. Inoltre chiede alla Giunta toscana a manifestare tale posizione di contrarietà in ogni sede utile, anche mediante un continuo confronto con le altre amministrazioni regionali. Noi stiamo assistendo al fallimento della politica migratoria e della gestione dell'immigrazione da parte di questo governo, e quelle che erano le loro ricette, vale a dire la chiusura dei porti, si stanno rivelando, come era evidente, solo cinica propaganda elettorale. Oggi sono al governo e non sono in grado di gestire questo fenomeno, che è un fenomeno strutturale che non va affrontato, non può essere affrontato solo a colpi di emergenza, a colpi di decreti che uno dopo l'altro si rivelano assolutamente inefficaci. Gli sbarchi sono più che raddoppiati in questo anno rispetto agli anni precedenti, e il fenomeno viene affrontato con una gestione che ha poco dell'umano e che non coinvolge assolutamente i sindaci, le amministrazioni locali, le regioni, se non perché le problematiche gli ricadono addosso nel momento in cui questa gestione diretta dal Ministero alle prefetture si riversa sui territori senza che gli amministratori locali siano preventivamente coinvolti. Esiste un'emergenza che mi auguro tutti, contrari e favorevoli al CPR, vogliano riconoscere, ovvero quella di allontanare dal nostro paese chi entra in Italia per delinquere. Io mi auguro che, al di là del dibattito sul CPR sì, CPR no, vi sia questa esigenza condivisa. Se una persona entra in Italia e compie un reato, deve essere espulsa. Per poterla espellere serve una struttura in cui metterla in attesa di espulsione. Il CPR è questo. Io stamani mattina ho ascoltato in aula persone che parlavano di ragazzi da accogliere che vengono a farsi la seconda vita in Italia, che devono avere una seconda opportunità, ragazzi che sono arrivati e grazie alle strutture d'accoglienza hanno conseguito la patente di guida. Tutto bello. Non stiamo parlando delle stesse persone. Il CPR è una struttura che serve a contenere chi delinque. Chi viene in Italia a cercare di prendersi la patente di guida è liberissimo di continuare a farlo. Chi viene in Italia per spacciare cocaina al parco delle Cascine, no. Per noi è fondamentale fare un CPR in Toscana, e non lo dice la Lega ma lo dicono anche i prefetti, per un tema di sicurezza, perché è troppo facile sciacquarsi la bocca con la parola sicurezza, invocare il ministro degli interni per un aiuto, chiedere al governo che intervenga. Anche oggi leggiamo che 30 sono i militari che arriveranno nei prossimi giorni solo a Firenze dopo una richiesta di aiuto direttamente al ministro Piantedosi, del sindaco Nardella. Però quando il governo chiede, Toscana, facciamo un accordo, firmiamo un protocollo d'intesa come la maggioranza delle altre regioni per istituire un CPR, la risposta è no. La sicurezza parte e passa anche da un CPR. In Toscana il CPR lo faremo, il Toscana e il CPR, il governo lo farà naturalmente, perché arriveremo anche ad un accordo con la regione Toscana, a un accordo su dove il CPR nascerà, un accordo con i sindaci, un accordo con l'ANCI, perché c'è bisogno di ridurre i tempi, c'è bisogno di ridurre i costi. La regione fa bene a ostacolare la costruzione di questi CPR, perché noi siamo contro la detenzione amministrativa. Non si capisce per quale motivo una persona che non ha commesso nessun reato debba essere tenuta ferma fino a due anni in un centro dove non può uscire, dove viene privata delle proprie libertà personali, in attesa di che cosa? Ecco, noi siamo fortemente contrari, crediamo che la reclusione delle persone debba avvenire solo dopo che qualcuno ha commesso un reato e sia stato giudicato da un tribunale. Questi dunque erano i due macro temi all'ordine del giorno per quanto riguarda la voce del Consiglio, l'appuntamento con la trasmissione che si occupa delle principali attività dell'Assemblea
Toscana è sempre su RTV 38 per la prossima settimana. Grazie per averci seguito e buon proseguimento. Arrivederci.